Non intendo tediarmi con i contenuti specifici del ricorso, anche perché la mia speranza non l'avrei. È acceso, non devo avvicinare ancora di più. La mia speranza ovviamente è quella che il ricorso venga accolto e che quindi tutto quello che lì c'è scritto venga annullato, per cui è inutile studiarlo adesso, ecco. E che poi nel rinnovare il DPCM determinati errori non vengono più commessi. Sinteticamente mi ha colpito nel corso della precedente conferenza stampa l'affermazione che grazie al nuovo metodo di calcolo degli ISEE, che noi speriamo venga annullato, tutte le persone con disabilità e le loro famiglie sono diventate improvvisamente ricche, no? Perché ogni forma di contributo che prende come fosse reddito disponibile non si considera che in realtà ha già una specifica destinazione, peraltro solo parziale, cercare di soddisfare il bisogno per realizzare quella che dovrebbe essere l'uguaglianza. Quindi è chiaro che la speranza appunto è che l'evidenza dell'ingiustizia e della illogicità, no, rispetto a quelli che sono i diritti delle persone con disabilità sia riconosciuta anche dal giudice amministrativo. Ci tengo a precisare che il 19 siamo in udienza e come ha già messo in udienza Silvana, la sentenza non l'avremo il 19, probabilmente neppure conosceremo informalmente quella che è la decisione del giudice. Dovremo attendere un tempo che dipende dal relatore, dagli impegni che ha, dalla volontà di altre sentenze che precedono la nostra, che magari deve scrivere. Dai vari incarichi che comunque impegnano la sua giornata, in genere insomma tra i 15 giorni e i 3 mesi è il tempo che bisogna attendere per avere la sentenza. Ci auguriamo che nel nostro caso la sensibilità che mi ha spinti a fissare l'udienza nell'anno stesso di presentazione del ricorso, che è una cosa eccezionale, significa che hanno se non altro colto la rilevanza della questione che abbiamo sottoposto all'attenzione. La stessa sensibilità molto probabilmente vi indurrà anche ad una sentenza rapida, però ecco, prepariamoci perché il 19 pomeriggio non saprò dirvi con certezza formale, almeno si sanno le voci di corridoio, ma quelle sapete che non ci si può fare mai eccessivo affidamento, ma insomma la certezza formale dell'esito del ricorso lo conosceremo dai 15 giorni in poi rispetto a questa data. E ancora non dobbiamo nutrire eccessive aspettative sui contenuti della sentenza, nel senso che la sentenza del giudice amministrativo annulla un atto, lo annulla per determinati motivi di legittimità rispetto alle leggi che abbiamo dedotto che sarebbero state violate, ma annulla un atto e quindi elimina il regolamento ISEE introdotto con l'atto che abbiamo impugnato, ma non la sostituisce in sentenza con un atto di nostro gradimento, diciamo così. Quindi la sentenza non sarà contemporaneamente annullamento dell'ISEE così come è stato fatto in maniera illegittima e rifacimento in maniera corretta da parte del giudice amministrativo, perché il giudice amministrativo solo nel senso che è il giudice della legittimità degli atti amministrativi, tant'è vero che io ho detto un organo amministrativo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha fatto un atto che non è conforme rispetto alle leggi che avrebbe dovuto rispettare. E il giudice dirà, è vero o non è vero, queste mie varie affermazioni. Chiaramente nel momento in cui il giudice annulla perché accoglie il motivo di ricorso, dove diciamo non può essere reddito disponibile qualunque provvidenza a qualunque titolo mi sia dovuta per l'invalidità, se accoglie questo motivo significa che il governo nel rifare il regolamento non dovrebbe considerare reddito qualunque provvidenza. Le spese sanitarie, se documentate, devono poter essere integralmente detraibili. Il tetto dei 5.000 euro è un tetto che di fronte a una spesa sanitaria documentata non ha ragione di esistere e così via. Quindi il meccanismo sarà questo, i motivi di accoglimento del nostro ricorso saranno indicazioni
dell'organo politico che dovrà sostituire lui però, l'organo politico, non il giudice con la sentenza, il regolamento illegittimo. Quindi ecco, chiarezza in questo, non solo dovremo attendere 15 giorni, ma nella migliore delle ipotesi quello che noi avremo sarà l'eliminazione di un atto illegittimo e quindi la nostra battaglia a quel punto che dovrà avviarsi per poter fare guidare la sostituzione dell'atto annullato con un regolamento che sia conforme a legge. Quindi questa è ovviamente fuori nel frattempo, se dovesse annullare ci sarà ricorso al Consiglio di Stato eccetera eccetera, ma comunque le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive e quindi dà il problema di guidare una rinnovazione, perché questa ovviamente è la situazione in cui io mi auguro che ci troveremo, non quella di dover impugnare al Consiglio di Stato una sentenza che dice è giusto quello che è stato fatto e quindi è giusto che ammettete che siete diventati ricchissimi adesso, no? Su via, quindi è reddito, spendete 8.000 euro per le spese per l'assistenza per le spese sanitarie, ebbene 3.000 è reddito puro, come se voi poteste farne l'uso che ritenete opportuno. Quindi sperando di avere l'accoglimento dei nuovi tutti i vari motivi di ricorso, la sentenza sarà poi comunque immediatamente esecutiva e ci vorrà l'ulteriore problema della vera battaglia, indirizzare il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'attività di sostituzione ad un regolamento annullato con un regolamento che sia legittimo, che sia conforme a legge. E a questo proposito, ecco, io approfitto anche di questa occasione perché deve essere l'opportunità di riflessioni un po' più elevate di quello a cui siamo normalmente abituati. È fondamentale che cerchiamo di renderci conto noi che dobbiamo pretendere rispetto di quelli che sono i nostri diritti, di che cosa, di quali sono i diritti che abbiamo, di che cos'è l'uguaglianza che noi pretendiamo che sarebbe stata lesa e violata da questo regolamento ISEE così come è stato fatto. E io, ecco, la convenzione rispetto alle norme della convenzione sulle la convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, noi abbiamo appunto messo in evidenza, lo Stato italiano ha ratificato questa convenzione, quindi ha riconosciuto i diritti che sono scritti in questa convenzione, ha assunto gli obblighi stabiliti in questa convenzione e rispetto anche a questi obblighi che ha assunto abbiamo impugnato, abbiamo detto, ma insomma lo Stato italiano da una parte dice e afferma che ci sono diritti e che riassume obblighi nei confronti delle persone con disabilità e poi fa questo regolamento di sé. Questa è la sostanza del nostro ricorso. In questa convenzione che cosa c'è scritto? Perché quando ci sediamo ai tavoli, quando partecipiamo a qualunque incontro che, propositivo, no? In cui si decidono poi quelli che dovranno essere gli atti che riguardano le persone con disabilità, il nostro atteggiamento diventa fondamentale. Se noi crediamo di chiedere delle concessioni, che atteggiamento abbiamo? Un atteggiamento cedevole, che dice speriamo che ci diano le briciole, ci danno una briciola e pensiamo pure di essere contenti della briciola che ci hanno dato. Se invece sappiamo quelli che sono i nostri diritti, allora la briciola, ci rendiamo conto che è una briciola, diciamo, ma guarda che secondo la convenzione a me spetta la fetta, mi spetta un quarto di fetta di torta, non mi puoi dare le briciole. Quindi l'importanza di essere consapevoli dei diritti e di leggere, le leggi si chiamano leggi perché dovrebbero essere lette e purtroppo manca sempre questo momento, nessuno legge, tutti delle là, quello che dicono gli slogan, che dice sulla legge lo slogan, siamo tutti uguali, benissimo, nessuno va, andiamo a vedere che cosa dice. Allora, a me, perché poi siamo ovviamente la Convenzione ONU e quindi siamo a livelli che la cultura italiana ha anche difficoltà a comprendere quello che c'è scritto. Ci dice l'articolo 5, pensate, no, dice, beh, è la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, nell'articolo inizia qui la parte fondamentale, ci sarà scritto le persone con disabilità sono uguali a tutti. Invece andiamo a vedere cosa c'è scritto. Gli stati parti riconoscono che
ha uguale protezione, uguale beneficio dalla legge. Quindi questo articolo riguarda anche me, non ho quelle che sono considerate disabilità e ho diritto all'uguaglianza, le persone, capite già? Quindi siamo tutti considerati persone e tutte le persone, tutti coloro cui spetta il nome di persona, hanno gli stessi identici diritti. La disabilità è un'accezione, un accidente, così come io che avevo i colori rossi, qualcun altro ha la disabilità. Pone solo il problema di, ovviamente per me, il riconoscimento di certi diritti avrà bisogno di determinate misure, per chi dovesse avere la disabilità di altre misure. Quindi questa è la prima, vuol dire ancora che l'uguaglianza è delle persone, ciascuna con la sua individualità, con il suo personale modo di essere. E al fine di promuovere l'uguaglianza tra le persone ed eliminare le discriminazioni di qualunque genere, gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli. Accomodamenti ragionevoli, dovrei darti mezza torta, ne è rimasta solo un tre quarti, ti do tutto il tre quarti, non ti do la briciola. Ancora poi, quindi questa è la prima importantissima consapevolezza che dobbiamo avere, ognuno ha diritto di essere accettato con le sue specificità. E ancora, e l'articolo 1 mi fa veramente... fa veramente impressione per l'evoluzione che ha rispetto alla cultura, ci dice, definisce le persone con disabilità e dice, si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, che in interazione con barriere di diversa natura. Quindi le persone che hanno un deficit, il quale deficit da solo non è un problema. Il problema non è il deficit, non vedo, non sento, non posso camminare. Il problema è che il deficit, in interazione con barriere di diversa natura, che possono essere culturali, che possono essere fisiche, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con altri. In pratica questo articolo ci dice che dobbiamo fare in modo che il deficit, che è normale, il deficit non deve diventare un handicap, cioè una barriera, un ostacolo effettivo a quelli che sono i diritti essenziali delle persone, anche miei, delle persone. Questo è l'impegno che assume, l'obbligo che ha lo Stato, fare in modo che il deficit sia un deficit, cioè una condizione. Questa condizione non deve essere una barriera. Pensate, e poi i diritti che abbiamo, il rispetto della dignità intrinseca, l'autonomia individuale compresa la libertà di compiere le proprie scelte e l'indipendenza delle persone, e qui invece siamo in tutt'uno col nostro nucleo familiare, la non discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società, il rispetto per la differenza, l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa, la parità di opportunità, l'accessibilità, la parità tra uomini e donne, il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto dei diritti dei minori con disabilità a preservare la propria identità. Questo perché ci sono anche stati, insomma, situazioni dove addirittura vengono cambiati i nomi o uno viene. Questi sono i diritti che stanno scritti qui, quelli che abbiamo tutti come persone, a prescindere dalle condizioni che caratterizzano ognuno di noi e che rendono poi, in fin dei conti, ognuno di noi unico e che ognuno deve essere accettato come unico. In funzione di questi diritti, e in funzione dell'uguaglianza come l'abbiamo vista, quindi l'uguaglianza non è essere tutti uguali, ma l'uguaglianza è consapevolezza che ciascuno è diverso e che in questa diversità e unicità di ciascuno che va accettata e non negata
perché se neghi la diversità e perché ti rapporti solo a persone che sono come te, tu stai negando le persone che escludi. Nella differenza di ognuno c'è comunque l'identità dei diritti, gli stessi diritti per tutti. E ecco gli obblighi che hanno, quindi quando pretendete questo, per dire, vedete, non vi stanno facendo concessioni, ma stanno forse avvicinandosi al riconoscimento dei diritti. E gli obblighi che assume lo Stato, adottare tutte le misure legislative, amministrative di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti dalla presenza, tutte le diritti di questa convenzione devono essere riconosciuti con qualunque misura. Adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine, pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità. Tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi. Astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente convenzione e a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente convenzione. Capite la pretesa che dovremmo avere? L'Italia ha firmato questa convenzione, ha assunto questi obblighi. Adottare tutte le misure adeguate ad eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa privata. Intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo dei beni e così via, insomma, tutti questi che purtroppo sono tanti e sarebbe, ma l'invito è per farvi capire la forza di questa impegno internazionale vincolante qui, cioè rispetto a questa convenzione, possiamo dire è illegittimo non solo quello che fa il Presidente del Consiglio dei Ministri, è illegittima la legge, è illegittimo quello che fanno le singole amministrazioni, perché tutti questi enti, quando regolamentano o comunque fanno atti amministrativi che vanno a interferire su persone con disabilità, devono farlo tenendo conto dei diritti essenziali che devono essere garantiti, dei bisogni che devono essere colmati per poter dare pienezza a questi diritti, e devono quindi avere di mira la persona con disabilità e l'esigenza di riconoscere i diritti. Gli atti normativi che invece perseguono fini diversi, dalla riduzione della spesa pubblica alla volontà di colpire tutti i falsi o tutti coloro che approfittano, insomma, falsamente per avere ciò che non gli spetta, ogni volta che un provvedimento riguarda persone con disabilità ma realizza interessi diversi, è già solo per questo un provvedimento illegittimo. E in tutti i tavoli non solo abbiamo diritto, anche perché un altro obbligo che poi lo Stato assume è quello che ogni provvedimento che riguarda le persone con disabilità deve essere assunto avendo prima sentito le persone con disabilità per il tramite delle loro organizzazioni. Quindi i singoli non hanno diritto di sedere al tavolo ovviamente per esprimere il loro punto di vista, debbono farlo attraverso le associazioni. Questo è il diritto che ci riconosce la Convenzione ONU delle persone con disabilità. E questi diritti noi li dovremmo, con la Convenzione alla mano, pronti a leggere l'articolo e l'impegno assunto, perché questa è poi la cosa, l'autorevolezza che ci viene, l'obiezione è fondata sul dicono che la Convenzione dice, leggiamola in modo tale che sia indiscutibile quelli che sono i nostri diritti, d'accordo? E quindi ecco, con questo impegno di tutti a